Il nostro Sebastiano quest'oggi ci porta a Nara, la famoserrima patria dei cervi, che hanno in pugno la città come gli zombie di The Walking Dead. Oggi Seba sfamerà queste dolci creature, assaggerà il pericolosissimo pesce palla, spoiler, tranquilli che sopravvive, vedrà come si fa il mochi ed infine berrà il cappuccino di Nara. Per di più si è sbrandato alle 5 di mattina per farvi vedere il santuario di Kasuga senza la mandria di turisti, quindi chapeau! Ciao a tutti e benvenuti su un nuovo video di Sebastiano Serafini in Giappone. Se siete nuovi a questo canale non dimenticate di iscrivervi, lasciare un commento e un mi piace. Se non ve ne siete ancora accorti, oggi indosso delle meravigliose corna di cervo. E il motivo non è perché mi sono rincoglionito, oddio forse anche quello, però il motivo più importante è perché oggi parlerò di Nara. Se non sapete che cosa c'entrano i cervi con Nara, male, perché Nara è veramente una città importante in Giappone. Se siete dei fan del Giappone non potete non conoscere Nara. Nara, dovete sapere che dal punto di vista artistico e storico è una città importantissima, tant'è che dal 1998 fa parte di niente poco di meno che patrimonio dell'umanità, ossia dell'UNESCO. Questo perché Nara dal 710 al 794, essendo stata la capitale del Giappone nel periodo Nara, poi è stata Kyoto e poi è stata Tokyo, in quel periodo là praticamente essendo stata la capitale, cioè è strapiena di monumenti e strapiena di storia. Infatti ci sono veramente dei templi e dei santuari meravigliosi, quindi veramente se siete a Nara vi consiglio di andarla a vedere. E la cosa più bella di Nara comunque è niente poco di meno che i cervi, perché i cervi sono ovunque per Nara, gironzolano per le strade tranquillamente senza problemi e vi verranno a chiedere da mangiare ai turisti, proprio vi assaliranno. Infatti vendono ogni 3x2 praticamente questi senbei, ossia dei cracker giapponesi diciamo, per questi messaggeri degli dei, perché i cervi per la religione Shinto sono i messaggeri degli dei, quindi veramente un animale bellissimo. E tra l'altro la mascotte di Nara è la Sentokun. Il Sentokun sarebbe questo bambino con le corna da cervo. Tranquilli, non mi ha tradito nessuno in questo momento, quindi non sto indossando queste corna per quel motivo. In ogni caso, tornando all'argomento di Nara, io sono stato nel santuario di Todaiji, che era questo santuario bellissimo, è veramente alto e ci sono rimasto, cioè, senza fiato quando sono entrato, è veramente stupendo, lo vedrete nel video che segue. C'era all'interno la statua di Buddha di legno più grande al mondo. Non potevo fare foto là dentro, comunque magari se cercate su, magari metto qualche immagine qui, comunque era veramente spettacolare. Se vi capita di andarci, andateci. Sono stato a vedere un altro tempio che era il Kofukuji, che è quest'altro tempio molto molto bello, che purtroppo però non sono riuscito a fare foto o video perché era notte, quindi cercherò di mettere qualcosina, però si vede un po' male. Comunque così ad andarlo a vedere. E ancora più bello, beh non so se è ancora più bello, erano tutti belli, non so decidere. Sono stato a vedere poi anche un santuario meraviglioso, quindi santuario shintoista, che era il santuario Kasuga, che era questo santuario veramente strepitoso, era stracolmo di lanterne. Mi sono svegliato presto per andarlo a vederlo, tipo alle 5 di mattina, perché volevo veramente farvelo vedere senza turisti e ci sono riuscito. Quindi veramente vi consiglio di andare a vedere, è stupendo. Ci sono tutte queste lanterne all'interno, ce ne sono tantissime in bronzo e ce ne sono ben 1000 di queste lanterne sia toro in pietra, veramente spettacolare. Bene, quindi allora vabbè, spero che questo tour vi possa piacere, gustatevi il video, noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Siamo arrivati a Nara, finalmente. No, in realtà era felicissima arrivare a Nara. No, io c'avevo la maglia di Sentokun, che è questo personaggio, ma me la sono dimenticata a casa, mannaggia. Questo tipo, bambino, con le orecchie da cervo. Sto cercando questo Nara Hotel, dovrebbe essere qua. Guardate, è in mezzo ai laghi, deve essere proprio un hotel figo, penso. Allora ho detto, vabbè, ne approfitto per fare un video, se non mi perdo, e vi faccio vedere un pezzettino di Nara, no? Cosa ne dite? Nara, come si sa, è famosa per le shika, che sarebbero i cervi. Oddio, non so, io guardate, non so la differenza tra cervi, caprioli, tutti questi animali, li trovo tutti belli. Renne forse, non lo so, le renne sono quelle di Natale. Renne si dice tonakai, quindi non credo che siano i tonakai, ma vabbè. Comunque, devo dire che rispetto a Kyoto, ci sono un sacco di posti dove andare a mangiare, perché Kyoto devo dire che è molto bella, però si sta per tenere un po' il lato un pochino più tradizionale della città. Preferisco Nara a Osaka già come impatto, perché Osaka è un pochino troppo rumorosa per i miei gusti. Guardate che pure le vending machine hanno le renne sopra, come potete vedere. Questa è un po' coperta, ma scopriamo. Renne anche qui. Praticamente si vede ogni passo che fai, vedi una renna da qualche parte. Tipo qua, altra renna. E è un negozio di occhiali. Ah, un completino da renna. Proprio renne a non finire, veramente. Voglio Nara, fare un altro giveaway per il mio video di Nara. Allora ho deciso di comprare qualcosa in questa roba. Adesso ci mettiamo dentro 300 yen. Ecco qua i miei 300 yen, 3 euro. Questo darò un giveaway. Prendiamo questa, dai, che ci arriva un pocci, che sarebbe una piccola borsetta. Quale mi piace di più? A me ispira... Questa qua mi sarà più carina. Anche... Ah, questa è la più carina.
piano. Mettiamo i soldini. Ecco qua, guardate che sta per uscire. Ecco qui, questo qua è la cosa che abbiamo ricevuto. Quindi chiunque vuole questa bellissima pouch con sulla Shika, scrivetelo nei commenti e poi quando torno in Italia a qualcuno di voi ve la invio. Allora, continuiamo il nostro viaggio. Allora, qua adesso dobbiamo girare a sinistra, se non mi sbaglio. È un ristorante italiano che si chiama Piano. Proseguiamo il nostro viaggio. Oh, ma che cos'ha questa signora? Comunque fa un po' freddino. Non so se si è fatto il freddo in generale o se è una cosa di Tokyo. Comunque noi continuiamo a camminare in tutta allegria e simpatia. Un bel gattino. Vediamo se mi tira un'altra zampata anche questo gattino. Guardate che bello. Guardate che bel micino. Qua continua la mia ricerca del Nara Hotel. Mi sembra un po' Marco Polo o Marco Togni. Siccome è talmente buio, non mi sembra a caso di fare il video. Quindi mi sa che ci vediamo quando arriva all'hotel. Ciao! Che bello hotel! Bella casa di montagna. Eccoci qua, arrivati nella stanza. Nella stanza. Vedete se non fa tanto cottage in montagna. Che bella vista. Che però è notte, non si vede niente, ma fa lo stesso. Guardate quanto è alto il soffitto. Wow. C'è anche il caffè. Tan 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 tan. Non vedo l'ora di accendere il fuochetto. E come vi avevo avvisato, in Giappone il Natale arriva prima. E infatti è già Merry Christmas. E allora mi hanno già fatto dei regalini, guardate. Mi hanno regalato questo gattino, bellissimo, vestito da Natale. Poi mi hanno regalato cioccolata della Godiva. O Godiva, no, Godiva penso che si dica. E poi mi hanno regalato, mamma mia quanti bei regali che mi hanno fatto, i Tim Tam, che adoro. Già aperti. E poi mi hanno regalato un biscotto. E poi mi hanno regalato anche un altro biscotto. Due biscotti quindi. E poi mi hanno regalato anche, non lo so perché in Giappone c'è questa tradizione di Natale di dare i Mikan. Ecco qua i miei regalini che mi hanno fatto per Natale. Grazie. Che carino questo micino. Adesso si va a cena, allora ci vediamo dopo, ciao. Questo Nara Hotel comunque è un hotel veramente famoso, che esiste dal 1909. E praticamente ogni volta che venivano le persone importanti da lì, anche adesso, tuttora, ci ha dormito qui anche l'imperatore del Giappone. Pensate che venivano sempre accolti in questo hotel la gente che veniva nella regione di Kansai, perché è veramente un hotel, beh, speciale, è spettacolare, il servizio è ottimo. Veramente non mi sta sponsorizzando il video, infatti sta pagando, ma merita. Più di un secolo è che c'è questo hotel bellissimo. Guardate che bello. È perché l'hotel di Nara, allora ovviamente c'è su la nostra renna Shika. In giapponese renna si dice Shika. Questa torre tutta illuminata è una torre di uno dei templi più famosi di Nara. È chiamata Goju perché ha 5 piani. Questo è un tori di cui parlerò in uno dei prossimi video. È il tempio più importante per il mio amico di Nara. L'hanno fatto un millennio fa, nel 1200 l'hanno fatto. Bisogna fare attenzione, qua c'è il Chui che vuol dire fare attenzione. E poi qua c'è il simbolo di una Shika, ossia di una renna. Mamma mia, proprio Nara e le renne sono due cose che vanno a pari passo.